prima di procedere, verificare che il supporto sia pulito e che possegga tutti i criteri di qualità per una corretta posa in opera. Eventuali difetti devono essere corretti prima della posa. Il collante deve essere scelto in base alla tipologia di supporto, alla destinazione d'uso e alle condizioni di esercizio. Per la posa a rivestimento sono consigliabili collanti a scivolamento verticale limitato. Il requisito fondamentale per una corretta posa in opera è il letto pieno di adesione. Per ottenerlo, stendere il collante sia sul supporto sia sul retro della lastra, rimuovendo preventivamente polveri e residui di imballaggio. Per la stesura, utilizzare spatole dentate di diversa forma per il supporto ed il retro della lastra e dirigere i solchi del collante parallelamente al lato corto della lastra. Movimentare la lastra in verticale e posarla delicatamente sullo strato di collante del supporto. Per facilitare l'espulsione dell'aria, muovere la lastra facendole compiere spostamenti di circa 3 cm. Per eliminare i vuoti residui, procedere ad una battitura manuale con frattazzo e ad una successiva vibrazione meccanica. Verificare che i volumi d'aria residui vengano espulsi dallo strato di collante. Procedere con la posa della lastra adiacente. Le due lastre, così posate, devono essere avvicinate fino a che i due bordi non distino esattamente quanto lo spessore del distanziatore. I livellatori permettono di compensare eventuali differenze di quota che sorgono in fase di posa tra due lastre accostate. Per un risultato ottimale, disporre i livellatori ad intervalli di 20-30 cm. In corrispondenza di spigoli verticali, è possibile sagomare a 45 gradi i bordi delle lastre utilizzando idonei utensili a dischi inclinati. Prima di rimuovere i livellatori, attendere il tempo di stagionatura del collante, indicato dal produttore. Liberare la fuga da ogni parte residua dei livellatori. Prima di procedere alla stuccatura, devono essere accuratamente rimosse anche polveri e detriti, accumulatisi in fase di posa. Stendere il fugante riempendo la fuga fino al livello superficiale della lastra. Rimuovere il fugante in eccesso con un frattazzo spugna e attendere la maturazione del fugante secondo le prescrizioni del produttore.